al soccorso, panificio e gelateria presi in mira stanotte dai ladri. Silli ecco perché sono uscito da Forza Italia. Non cambio casacca. Lunga telefonata con Berlusconi. Bonus Energia al via la campagna informativa di Estra. Sconti sui consumi di luce e gas per famiglie in difficoltà. Una buona giornata dalla nostra redazione. Bentrovati a un nuovo appuntamento con informazioni di TV Prato. La cronaca in primo piano. È di nuovo allarme spaccate al soccorso. Stanotte, ignoti hanno preso di mira un panificio e una gelateria. Quest'ultima, già visitata da ladri appena due settimane fa. Vediamo. Il copione non è nuovo, i gnoti hanno utilizzato un tombino preso in strada per infrangere la vetrata e introdursi nel negozio. È successo stanotte ai danni del panificio Augusto Sidi via Riosto, i malviventi hanno rovistato in cerca di denaro, ma nel fondo cassa c'erano soltanto pochi spiccioli. Poi sono fuggiti con il magro bottino. A dare l'allarme intorno alle 4.30 è stata una guardia giurata in servizio. Esasperato il titolare del panificio che in cinque anni ha subito diverse frazioni. Sono entrati, hanno sfondato il vetro, non hanno preso niente. Oltre a qui abbiamo avuto in tutti questi anni cinque anni siamo qui, almeno sei o sette entrate. Eh, delle volte è stato portato via roba delle volte no, però danni a quello dissi, sicché sì, bisogna pagare danni però non si può lavorare così e il problema è questo. E sempre stanotte i ladri hanno nuovamente preso di mira la gelateria El Morino in via Palermo che aveva già subito una spaccata lo scorso 24 aprile, anche in questo caso è stato utilizzato un tombino per infrangere la vetrata, una volta all'interno i malviventi hanno sradicato il registratore di cassa, poi ritrovato nei vicini giardini di via Marx impossessandosi del contenuto, qualche decina di euro. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate dalla gelateria potrebbero fornire elementi utili agli inquirenti. Non si sa al momento se ad agire siano state una o più persone. Nelle ultime settimane al soccorso si sono verificati diversi casi di furti o tentativi di furto ai danni di negozi. Deve scontare una pena di 7 anni 3 mesi e 5 giorni per tentato omicidio e porto di armi e oggetti atti ad offendere. L'uomo rintracciato e arrestato ieri pomeriggio dalla squadra mobile si tratta di un 35enne cittadino cinese pluripregiudicato che il 20 aprile del 2015 aggredì insieme ad un connazionale che è tuttora latitante altri due cinesi, ferendoli gravemente. L'episodio avvenne nelle vicinanze di un caffè di Via Cavour. Le indagini, allora condotte dai Carabinieri per permisero di risalire all'identità dei due aggressori. Il 35enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, adesso è stato arrestato. E passiamo adesso alla politica. L'Onorevole Giorgio Silli spiega ai microfoni di TV Prato i motivi della clamorosa decisione di abbandonare dopo 20 anni di militanza il partito Forza Italia. Una decisione sofferta, un lutto, l'ha definito lo stesso Silli intervistato dal direttore Gianni Rossi. L'ex Azzurro ha poi assicurato che non cambierà casacca, come ha assicurato anche a Berlusconi nel corso di una lunga telefonata tra i due. Ascoltiamo quindi un estratto dell'intervista che è pubblicata integralmente sul sito tvprato.it è una scelta maturata sul lungo termine non, non è più casa mia io sono nato e cresciuto in un partito eh, di centrodestra moderato che aveva una linea politica eh, chiara da, 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 da ogni punto di vista e in ogni settore e purtroppo ultimamente io vedo che eh, in alcuni settori su alcuni argomenti arranchiamo forse perché Viviamo un momento strano dove a livello locale governiamo con altri partiti di centrodestra mentre a livello nazionale siamo all'opposizione di un governo che è, che è un ibrido. È stata una scelta dolorosissima ed è tuttora un, un lutto che, che dovrò elaborare. Sono un uomo di centrodestra moderato, continuo a lavorare per la mia città e per i punti che ho promesso in campagna elettorale e lo faccio in una situazione di, diciamo, di, di attesa almeno fino alle prossime elezioni. Ma il problema dunque qual è? Forza Italia non ha linea politica o per differenziarsi dalla Lega si è avvicinata pericolosamente al PD? Il problema è politico, il problema è proprio la linea politica che un tempo era chiara, i nostri elettori ci riconoscevano proprio per la nostra linea politica ed oggi non su tutto ma su alcuni argomenti pur di differenziarsi dagli altri partiti di destra, ahimè abbiamo fatto delle dichiarazioni e delle iniziative un po' troppo verso, verso sinistra. E ripeto, me ne vado in punta di piedi quasi in imbarazzo nei confronti delle persone alle quali voglio bene, non voglio arrecare ulteriore danno al partito e quindi come ho detto, rilascio queste interviste e poi eh, farò campagna elettorale per il centrodestra per vincere la città, ma da un punto di vista di appartenenza partitica nazionale non ne voglio parlare almeno per i prossimi mesi. Ma l'uscita prima delle elezioni non può comunque creare danno al candidato Spada e al centrodestra unito qua a Prato. Beh, no, direi assolutamente no. Magari potrà travasare dei voti da, da un partito a un altro, ma sempre all'interno del centrodestra. Io sono Giorgio Silli, sono un uomo di centrodestra, per me l'antagonista e il nemico in questa città è il PD e sostengo. A spada tratta Daniele Spada in maniera molto convinta come sto facendo in questi giorni accompagnandolo eh, da imprenditori piuttosto che da eh, in realtà associative ed altro. Un'ultima domanda onorevole, il presidente Berlusconi l'avrà chiamata, immagino. Il presidente Berlusconi mi ha chiamato. Siamo stati a telefono tanto, credo una telefonata molto lunga di mezz'ora, 40 minuti. E gli ho detto in maniera sono quasi commosso perché comunque dopo vent'anni io voglio bene alla, al presidente Berlusconi come, come a un padre, eh, politicamente, un padre politico senza ombra di dubbio. E ho spiegato anche a lui che è una scelta non fatta a cuor leggero, molto sofferta, e gli ho promesso che comunque non cambierò Casacca, non andrò in un altro, in un altro partito. Sconto nelle bollette della luce e del gas per le famiglie in difficoltà, al via la campagna informativa di Estra. Ecco chi ne ha diritto. Una riduzione sulle bollette di gas e luce per andare incontro alle famiglie in condizioni di disagio economico è numerose. È il bonus energia, strumento attivo da anni ma ancora poco conosciuto. Secondo stime nazionali solo il 30% dei potenziali destinatari usufruisce degli abbattimenti. È per ampliare la platea dei beneficiari di queste agevolazioni che parte dunque la campagna informativa di Estra. Obiettivo promuovere la misura del governo introdotta in collaborazione con i comuni, tra cui quello pratese. Nel 2018 i bonus erogati da estra sono stati complessivamente quasi 26.000, 19.662 bonus gas per una media famiglia di 95 euro all'anno in bolletta e 6.333 agevolazioni per l'energia elettrica con una media di 93 euro all'anno. Questo bonus attualmente viene utilizzato solo da una platea molto ristretta rispetto al fabbisogno, circa il 30% in Italia. Estra sta facendo la sua parte e vuole lanciare questa campagna anche per aiutare i nostri soci indiretti che sono le amministrazioni comunali appunto per promuovere la conoscenza di questa opportunità per chi versa in condizioni diciamo, di disagio energetico. Possono accedere al bonus sociale per disagio economico tutte le famiglie che abbiano un ISEE non superiore a 8.107,5 euro e non superiore a 20.000 euro per i nuclei con più di tre figli a carico. Il bonus sociale gas ed elettrico sono cumulabili. È sufficiente invece una certificazione ASLE, non l'ISEE, in presenza di un malato grave che necessita dell'utilizzo in casa di apparecchiature elettromedicali con notevole dispendio di energia. Per fare domanda occorre compilare appositi moduli disponibili presso i comuni o sui siti internet di ANCI e dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. La documentazione deve essere riconsegnata al proprio comune o ai CAF. Possono aiutare anche nella compilazione della documentazione anche le società dei consumatori l'associazione dei consumatori a cui ovviamente abbiamo chiesto di darci una mano nella diffusione per far conoscere questa modulistica e ovviamente anche per poi empirla la la documentazione comunque deve essere depositata poi presso i nostri servizi sociali, cioè presso il comune che si adopererà appunto per far partire il cosiddetto bonus energia. Una serata all'insegna dell'allegria e del buon umore per sostenere le attività dell'Unitalsi, che si occupa di sostegno a favore di persone malate e disabili. L'iniziativa è in programma per sabato 11 maggio alla Villa il Molinaccio a Vaiano, con inizio alle 18.30. Si tratta di una pericena allietata dallo spettacolo di cabaret offerto dal gruppo I Tre Atanti, che proporrà sketch e battute secondo lo spirito delle riviste del Buzzi. Per partecipare alla occorre prenotarsi entro giovedì 9 maggio il costo è di 25 euro a persona per informazioni e iscrizioni è possibile mandare una mail a prato e passiamo adesso alle previsioni del tempo come sempre a cura del consorzio LAMMA una buona giornata a tutti un saluto dalla sala met del consorzio LAMMA Andiamo a vedere le ultime immagini lungo dal satellite, immagini che ci mostrano il Mediterraneo centrale in prevalenza sgombro da nubi. Possiamo osservare invece una perturbazione sull'Atlantico, perturbazione che andrà ad interessarci a partire da domani, ma soprattutto nella giornata di giovedì. Vediamo infatti la previsione per il pomeriggio di oggi, giornata più che discreta, cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso, ma con qualche addensamento in più nel primo pomeriggio sulle zone interne avremo un cielo. Parzialmente nuvoloso, con addensamenti un pochino più consistenti appunto nella prima parte del pomeriggio. Poi, a partire dal tardo pomeriggio in serata, avremo delle schiarite sulla costa e poi anche sulle zone più interne. I venti soffieranno dai quadranti occidentali, i mari saranno poco mossi, ma con motondose in, in aumento sul settore settentrionale. Temperature in aumento nei valori massimi fino ai 18-20 gradi. Lo sguardo anche alla giornata di domani, abbiamo detto che arriva una perturbazione, il cielo diverrà nuvoloso già in mattinata con qualche debole pioggia soltanto sulla lunigiana. Nel pomeriggio deboli piogge sul nord ovest, quindi provincia di Lucca, Massa Carrara e, e soprattutto sui rilievi appenninici. Sul resto della regione avremo un cielo molto nuvoloso coperto ma senza precipitazioni di rilievo. Le temperature sono previste in sensibile aumento nei valori, massimi, mentre le, nei valori minimi, scusate, mentre le massime saranno pressoché stazionarie. Per oggi direi che è tutto, grazie per l'attenzione. E questa sarà l'ultima notizia del telegiornale. Termina qui il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prato per questa sera alle 20.30. Grazie per averci seguito e arrivederci.